il progetto è iniziato nel 2008 con la firma della convenzione, poi nel 2009 con il bando. È stato un iter molto tribulato per le difficoltà, la crisi che ha investito anche il settore dei lavori pubblici. Sono state la caparbietà e la volontà di tutti i soggetti coinvolti a portare avanti l'opera che ci ha portato alla realizzazione e al completamento della piscina, che tra l'altro è più ampia e più strutturata e più bella di quella che era da progetto iniziale, con delle migliorie non indifferenti. Ma sicuramente una soddisfazione profonda mia, ma anche per il fatto che abbiamo lavorato all'unisono tutti insieme, i comuni dell'Unione, i comuni di Clusone, la comunità montana. Insomma, direi che è stata una palestra personale veramente entusiasmante, e nonostante le difficoltà c'è la dimostrazione e la convinzione personale che mi porterò sempre con me, che o ci mettiamo insieme, lavoriamo insieme, oppure saremo fritti. Grazie di essere riusciti a portare a casa questo risultato molto importante per il nostro territorio. Non è solo una piscina, è un impianto sportivo all'avanguardia, con una concezione che vede l'aspetto piscina e nautico inserirsi anche nell'aspetto più ampio del benessere. Una dimostrazione che quando si lavora insieme, quando si fa squadra, si riescono a portare a casa degli ottimi risultati. Sono francamente molto orgoglioso di essere l'unico dei sindaci che a suo tempo avevano deciso di dare il via a questa iniziativa e che oggi sono qui per poter inaugurare questa struttura. Un ringraziamento ricordo anche a quegli amministratori che ormai più di 7 anni fa hanno deciso di mettere insieme le forze per poter dare un impianto a tutto il territorio molto importante. Sicuramente l'orizzonte per questo impianto, per gli utenti, non è solo l'altopiano di Clusone, ma bensì in modo più ampio anche la Valseriana Superiore, che ha bisogno, ha necessità di avere impianti che possano rispondere alle esigenze di tutti gli utenti. Ma decisamente importante, frutto della collaborazione di più enti. Questo vuol dire che proprio l'Unione fa la forza. Vede da una parte risorse del BIM, della Regione, Comunità Montana, Comuni dell'Unione, unitamente al Comune di Clusone. Un progetto nato anni fa dalla precedente amministrazione, continuato con caparbietà e volontà da parte sia del Sindaco di Rovete che dell'Unione, e con l'ausilio anche della Comunità Montana. Siamo orgogliosi di poter offrire ora al turista uno spazio importante, una palestra in acqua, ma soprattutto quel modo di interpretare la vacanza in maniera diversa. Sicuramente potrà usufruire non solo il turista, ma gli abitanti e l'Alta Valle. Un grazie a chi ha condiviso anni fa, da Comunità Montana, all'Unione dei Comuni e al Comune di Clusone, che hanno condiviso la realizzazione che dà al nostro territorio un'ulteriore struttura, una struttura che serve per i nostri giovani, serve per i nostri turisti, per i nostri villeggianti. L'augurio e l'invito che ci siano altre collaborazioni, perché il territorio non ha troppo bisogno di campanilismo, ma ha bisogno di lavorare in sinergia e di ottenere questi risultati. Risultati che sono faticosi, sappiamo che comunque qualcosa ci vieta sempre di raggiungere degli obiettivi. In questo periodo la crisi ci impone di dover fare delle scelte, e delle scelte radicate. Però l'importante è vedere oggi tanta gente e in futuro vederne altrettanta che utilizza questa bellissima struttura. E sono intervenuto oggi ben volentieri, accettando l'invito del sindaco di Rovetta, che me l'aveva anticipato, per presenziare all'inaugurazione della piscina di Rovetta, che è stata realizzata con un contributo significativo del nostro consorzio. Il nostro consorzio ha come obiettivo aiutare gli investimenti che favoriscono lo sviluppo, la crescita e il welfare delle popolazioni che risiedono in questo territorio.